Vai, ci siamo. Sentite? Sì. Buonasera a tutti. Nel suo Tre fonti e tre parti integranti del marxismo, Lenin dimostra come il marxismo abbia fuso i risultati più alti perseguiti dal pensiero d'avanguardia borghese all'inizio del XIX secolo. Da un punto di vista filosofico, la base è il materialismo, arricchito dalla principale conquista della filosofia classica tedesca dell'etica. Una seconda fonte è rappresentata dall'economia politica inglese, sviluppata principalmente da Smith e da Ricardo, e terzo e ultimo tassello è la tradizione del socialismo francese. Lungi da noi ovviamente di pareggiare uno studio di questa portata, ci siamo però chiesti, nell'affrontare l'immensa mole delle opere di Marx, è possibile fare un discorso simile per quanto riguarda la letteratura e la presenza della letteratura nel marxismo? O meglio, è possibile, rintracciando le principali fonti letterarie usate da Marx, trovare dei nessi organici con i diversi momenti della sua lotta rivoluzionaria? Pochissimi hanno letto tanto e si deve aggiungere con tanta intelligenza come il signor Marx, ebbe a dire uno dei suoi più celebri avversari, Bakunin, per esempio. D'altra parte, questa caratteristica di Marx è apertamente riconosciuta da lui stesso, tant'è che la sua occupazione preferita, se qualcuno di voi vuole sapere leggere le sue confessioni, è razzolare tra di lui. Col passare degli anni si costruì un vero e proprio archivio di citazioni ed allusioni letterarie alle quali lui poteva assegnare diverse funzioni a seconda del contesto. A fare le spese di libri stessi, definiti ironicamente da Marx i suoi schiavetti, ed a volte anche le persone a lui più vicine, come in questo caso la figlia Laura, la quale, pensate, a Parigi, in viaggio di nozze, si vede recapitare dal padre una lettera in cui, invece di fare gli auguri che glieli faccia, no, per il viaggio di nozze, lui le espressamente commissiona di andare per librerie, gli dà gli indirizzi e i volumi che lui voleva che lei riportasse a Londra. E Marx le scrive: certamente, mia cara bambina, penserai che io amo molto i libri, dato che ti importuno con queste cose in un momento così proprio appropriato, no? Così proprio appropriato come era il viaggio di nozze. Ma sarebbe un grave errore da parte tua. Io sono una macchina condannata a trangugiare i libri per buttarli fuori in forma diversa sul detamaio della storia. Sempre nelle sue confessioni, Marx alla voce poeti preferiti, cita Esquilo, Shakespeare, Goethe, ma prima fra questi scrive Dante. E allora ecco per noi, Centro Filippo Bonarotti in Toscana, la possibilità di spenderci subito questa fiche preziosa, proprio per studiare quando, come e provare a capire perché Marx usa proprio a varie riprese il celebre poeta come concittadino in gran parte delle sue opere. Per meglio addentrarci in questo spinoso percorso, il pensiero è andato subito al professor Walter Leonardo Cuccetti, che ringrazio per la sua immediata e appassionata adesione all'iniziativa, il quale è professore di letteratura italiana all'Università del Salento, esperto dei primi due secoli della nostra letteratura, con particolare riguardo a Dante, appunto, e alla novellistica, e dell'Ottocento, segnatamente di narrativa ottocentesca e di poesia del secondo dopoguerra. Nonché professore di italiano, diceva il sottoscritto, anche di qualcun altro, qui presente al liceo classico Dante, di cui sono sicuro non dimenticheremo mai le lezioni, e soprattutto personalmente il costante incoraggiamento a perseguire la delicatezza e l'asprezza di tutte le sfaccettature della vita attraverso l'uso sensibile delle parole. Magari qualche interrogazione spero di muore, ma che non ricordate le proprie tutte, che non erano sempre ferratissime. Ma entriamo a bomba nel tema di oggi. In una piuttosto attenta razzolatura, per dirla marzianamente, nelle opere edite, e vedremo anche grazie ai editori di lotta comunista, anche in quelle inedite che si stanno per pubblicare di Marx, a più riprese, senza, diciamo, e anche con difficoltà, abbiamo isolato quattro tematiche all'interno delle quali vi stanno più di una decina di citazioni dirette o indirette della Divina Commedia di Dante. Prima, il coraggio, la determinazione e una chiara disposizione d'animo sono necessarie per addentrarsi nell'esplorazione dell'arcoscienza dell'economia politica.
gli stessi elementi che sono richiesti a Dante per varcare le porte dell'inferno e i suoi meandri più oscuri. Secondo, Marx, come Dante, è un esodo politico, quindi il tema dell'esilio. Terzo tema, il paesaggio, la selva infernale, offrono paradigmi, situazioni però simili alla realtà dell'atroce sviluppo caotico del capitalismo, oltre che a spunti di denigrazione che Marx prende a prestito dall'esperienza dantesca per difendersi da calunnie e attacchi di ogni tipo che nella sua vita libera non gli porti contro. Quarto, l'ultimo tema, l'utilizzo della commedia per popolarizzare un concetto scientifico. Detto questo, per addentrarci in questi temi, lascio subito la parola al professore. Bocci per avermi generosamente appuntato sul petto le medaglie. Se marxista non sono marxologo professionale, dunque Bocci veglierà l'ortodossia, anche voi dalla platea, mentre su Dante penso di poter vegliare abbastanza bene da me. Se ascoltiamo i generi, i due generi di Marx, Pollafrate e Charlon Gay, le cui testimonianze sono raccolte in quel volume per noi preziosissimo, messo insieme da Enzensberger e i colloqui con Marx e Engels, che fu tradotto per la collana di Struzzi e Naudi nel 77. Se ascoltiamo questi due generi, Dante era fra i poeti e gli scrittori in genere preferiti. L'unico che in Italia si sia occupato del tema sembra incredibile in un secolo e mezzo, un solo studio su Dante e Marx, anche abbastanza recente, del 2013, di un filosofo peraltro, non di un collega, non di un italianista. Studio di Giovanni Sgro, lui dice il preferito, no, tra i preferiti. L'amico Wilhelm Liebknecht conferma sempre una testimonianza raccolta nel volume Einaudi, anzi rincara, dicendo che una delle citazioni preferite anche della vita quotidiana di tutti i giorni di Marx era il verso citato, come vedrete, impropriamente, scorrettamente, con un difetto di memoria, che però bene depone, come vi dirò in Marx, della prefazione del Capitale. Quello che è sicuro è che nelle confessioni che citava poc'anzi Bocci, una piccola traccia autobiografica, un giorno Marx aderì al desiderio delle figlie che lui facesse con loro un gioco di società. Qual è il tuo poeta preferito? Qual è il tuo scrittore preferito? La tua massima preferita? Il tuo hobby preferito? L'hobby, l'avete sentito, la passione, l'avete sentito, razionale preferito. Bene, fra i poeti, lì davvero in gerarchia, e dunque possiamo dire il preferito, Marx cita Dante, Eschilo, Shakespeare e Goethe. Marx leggeva Dante in italiano. Marx, lo sapete, parlava, leggeva, scriveva fluentemente in francese e in inglese, aveva una sensibilità linguistica straordinaria, non parlava correttamente l'italiano, ma lo comprendeva e lo leggeva. Tutte le citazioni che prenderemo adesso in rassegna, la mia in compagnia di Bocci, sarà una rassegna ragionata e commentata di tutte queste piccole grandi presenze di Dante e Marx, tutte le citazioni sono in italiano. E come vi dicevo poc'anzi, se v'è qualche difetto, se v'è qualche errore nel riportarle, ciò testimonia della conoscenza plenaria del testo della commedia da parte di Marx, che dunque non aveva bisogno di tirar giù il volume, il testo della commedia dallo scaffale, per citare. Andava a memoria. Noi non sappiamo, questo meriterebbe uno studio, indubbiamente meriterebbe
direbbe pure filologico, non sappiamo quale fosse l'edizione di riferimento di Marx, forse non più d'una, perché evidentemente viene cambiando luoghi e paesi che spesso deve aver avuto accesso a diverse edizioni della Commedia, talvolta aver fatto ricorso anche a traduzioni in tedesco, in inglese e in francese. Sta di fatto che in italiano lui citava e citava anche i luoghi molto accusati e sottolineati, eletti della sua opera, ad esempio il finale della prefazione alla critica, una critica dell'economia politica e al Capitale, e citava, come vi dicevo, a memoria, non freddamente a tavolino e portando giù dunque il volume dallo scaffale. Come accennava, la presenza è fitta e costante, come accennava Bocci, queste citazioni hanno diversa natura, diversa ispirazione. Indubbiamente, come va detto, dominante è il risvolto autobiografico. Durezza dell'esilio, bersaglio di calunnie interessate, compagni indegni e traditori dell'ideale. Sono in fondo tutti gli elementi dell'autoidentificazione di Marx in Dante, sono tutti gli elementi che fanno per Marx di Dante un alter ego, come occorre dire per molti patrioti, per molti esuli del nostro risorgimento, primo fra tutti il Foscolo. C'è dunque una funzione Dante legata al tema dell'esilio che lega Marx a tanti esuli anche nostri dell'Ottocento. Come diceva Bocci, esaltazione poi della missione politica e sociale e della scoperta scientifica che ne sta alla base. Da quando è cominciato? Ricorso, questo è veramente molto intrigante e gustoso, si concentra soprattutto in un'opera, le citazioni di quest'area si concentrano soprattutto in un'opera, in Herfurt, che non è tra le più conosciute eppure tra le più saporose alla lettura di Marx. In Herfurt c'è un ricorso anche abbastanza massiccio al registro basso, al registro comico infernale del linguaggio dantesco, a fini di caricatura e di satira dell'avversario. Questo succede anche, lo dico, non è il tema della nostra serata, ma succede anche per le citazioni di Shakespeare. Fortissimo, presentissimo ad esempio il Falstaff in quello tema. E poi nel Capitale. Nel Capitale c'è una citazione, vedrete, diretta molto stringente sul piano tecnico e economico, ma più in generale, anche quando Dante non è citato direttamente, c'è una visione della società capitalistica con i connotati dell'inferno dantesco. Marx, come è stato detto in un notevole recente volume, 2017, non è stato tradotto in italiano, un volume di un collega di storia delle dottrine politiche della McGill University di Montreal, William Clare Roberts. Il volume ha il titolo emblematico Marx Inferno. Inferno è in italiano, nel titolo. L'inferno di Marx. E nel volume Roberts propone una lettura del Capitale in cui Marx si ponga come il Virgilio, come la guida in questa discesa agli inferi, in questa catabasi, dalla quale però lui, attraverso questo opus magnum, questa grande opera, promette una risalita alla luce. Credo. Bene. Sia. Proprio nelle deliberazioni che citavamo, sotto la voce motto, Marx scrive De omnibus dubitandum. E proprio con questa caratteristica, io sto andando senza microfono, mi sentite? Proprio con questa caratteristica di scetticismo, Marx invita il lettore ad approfondire gli studi che lui ha fatto con grande coscienziosità e con grande sacrificio e sforzo. E quindi, prima a conclusione della prefazione per l'economia politica, per la critica dell'economia politica del 1859 e al Capitale, la sua più grande opera del 1867,
Marx chiama proprio in causa Dante Alighieri. Andiamo con la prima slide. Allora, come sapete, la maggior parte di questo importante testo per la critica dell'economia politica è stata incorporata e diffusa nel Capitale, ma la prefazione è fondamentale, quella resta. Sapete che in essa per la prima volta sapete che per la prima volta in questa prefazione si affrontano e si definiscono i termini di struttura e di sovrastruttura, e cioè di modo della produzione e di rapporto sociale di produzione, e dunque di immagini di rappresentazione e coscienza che dei rapporti di produzione si danno. È dunque un luogo alto eletto del pensiero marxiano, come potete vedere, tutte le citazioni saranno evidenziate in Bertolino. Si chiude con una citazione dantesca: sulla soglia della scienza, come sulla porta dell'inferno, si deve però porre questo ammonimento: qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà, conviene che qui sia morta. Allora anche un qualsiasi studente liceale trova subito l'errore. La citazione è giusta, è il contesto che è errato. Sì, in effetti siamo in quel canto, che poi è il terzo. Siamo davanti alla porta infernale, ma questa scritta non è sul fastidio della porta infernale. Nei nove versi, le tre terzine che sono iscritte sulla porta infernale, non c'è nulla di tutto questo. Ricordate quei versi: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Sono quelle tre terzine che ci si chiudono col famoso e agli studenti carissimo, e si trova scritto dappertutto sulle mura dei licei dell'università: lasciate ogni speranza, voi entrate. Queste sono parole di Virgilio, sono parole di Virgilio subito dopo, e sono rivolte a Dante, a quel Dante che nel canto precedente, nel secondo, aveva dimostrato timori, incertezza e esitazione di fronte al compito, di fronte all'impresa assegnata. Ma sarò capace, sarò all'altezza? Io non Enea, io non Paolo sono. Virgilio gli dimostra come la sua venuta sia provvidenziale, sia voluta dal cielo. Il fine, come Dante dirà nell'epistola a Can Grande, a rimuovere vivente se stato miseria, rimuovere gli umani da uno stato di miseria morale in cui si trovano, e condurli e perducere a stato felicitatis, e portarli a la felicità possibile su questa terra. Dunque, Virgilio, queste parole, subito dopo la lettura di quel monito minaccioso, di quelle parole minacciose sulla porta dell'inferno, esattamente sul fastidio della porta, come a dire: bene, adesso ti ho spiegato tutto, adesso non c'è più adito, non può esserci più adito a esitazione, non si può tornare indietro, ormai il viaggio è tutto in avanti. In effetti, quel Roberts che vi citavo prima avrebbe, almeno in questo caso, ragione a dire che Marx commette un errore, un lapsus, ponendosi davvero a Virgilio della situazione. E queste parole sono dette da Virgilio, anche se Marx, con direi lapsus emblematico, le vuole scritte sulla porta dell'inferno, perché è proprio una catabasi, è un viaggio degli inferi della società capitalistica che lui invita a fare. Si pone insomma Marx con una sorta di monitore di un viaggio pericoloso, di un viaggio di verità impegnativo, che domanda coraggio, questo lo diceva anche Bocci, e abbandono soprattutto di ogni precostruzione, di ogni pregiudizio, di ogni idea ricevuta. E il coraggio è quello di guardare in faccia i mostri di una società che si fonda sullo sfruttamento dell'uomo su uomo, e il coraggio di rimuovere
come Marx invita a fare in quest'opera, con gli acidi della critica scientifica, una rappresentazione sociale addomesticata. Direi che possiamo passare alla seguente. Notevole che anche la prefazione del Capitale si chiuda con una citazione di Dante, anche la prefazione del Capitale, con un sigillo solenne tratto dalla commedia dantesca. È notevole che anche in questo caso la citazione sia difettosa. Ribadisco, citata a memoria. Questo è il verso della commedia in questa lezione che è erronea, ribadisco, adesso vi dirò perché, che Wilhelm Liebknecht sosteneva che Marx ripetesse spesso, avesse spesso udito da lui. La leggiamo e poi la commentiamo. Sarà per me benvenuto ogni giudizio di critica scientifica. Per quanto riguarda i pregiudizi della cosiddetta opinione pubblica, all'epoca era un fresco neologismo, oggi non ne abbiamo più nozione, era un francesismo, alla quale non ho mai fatto concessioni, per me vale sempre il motto del grande fiorentino: segui il tuo corso e lascia dire le genti. E no, no, non era così diverso. Vieni dietro a me e lascia dire le genti. Il luogo è un luogo dell'inizio del quinto del purgatorio. Dante e Virgilio hanno appena lasciato, abbandonato nell'antipurgatorio la schiera dei pigri, fra i quali l'amico dell'acqua. Pigri che non si erano molto curati di Dante, sono lì indolenti, pigri come erano in vita, accosciati alla roccia. Dante dice: ma non avete voglia di andare più su? Dice, risposta dell'acqua: tanto sarà quando vorrà Dio, e allora lasciali qua, lasciali sonnecchiare. Quando si accorgono però che Dante getta ombra, e dunque è persona viva, e dunque può aiutarli, richiamando la loro memoria in vita attraverso le preci, le preghiere dei viventi, allora improvvisamente si agitano, si ammassano, vorrebbero, ed Virgilio dice no, come dire, il tempo l'hanno avuto, adesso il tempo manca a noi. Vieni indietro, il cammino è lungo, lascia dire le genti. Segue la famosa metafora della torre ferma, Dante, stai come la torre ferma, che non si scuote mai, che non oscilla mai, per quanto i venti possano infuriare. Allora, che significato ha questo errore della memoria? Cosa è indicativo questo lapsus? Il fatto che Marx l'abbia spesso ripetuto, Liebknecht non aveva la cultura di Marx, e dunque quando riferisce il fatto, la circostanza, dice che il verso era erroneo perché non se ne sarà mai accorto, e tuttavia Marx invece molto conto era. L'errore, il perseverare nell'errore non stupirà i filologi e anche noi quando copiamo noi stessi, sono tipici errori di copista. Leggiamo e poi molto spesso siamo fedeli a ricordo, anche se recente, freschissimo, di quello che abbiamo letto. Ce l'abbiamo davanti, eppure leggiamo nella mente più che nel testo di fronte a noi. Quando ero ragazzino, a lungo mi ero fissato sull'idea che la capitale del Madagascar fosse Tananarive e non Tananarive, perché per me era impensabile, inconcepibile quella ripetizione della doppia sillaba nel corpo della parola. Comunque ce l'avevo scritto sul mappamondo, ero un appassionato di geografia, ma avevo voglia ad averlo di fronte agli occhi. Per me era Tananarive e non Tananarive. Se è così, di che cosa è indicativo? Ora, c'è un collega dell'Università di Bari, Pegorari, che ha fatto l'ipotesi che francamente
non mi sentirei di accogliere che Marx abbia qui alterato a bella posta il verso di Dante, abbia cioè fatto un pastiche. È vero che Marx era appassionato di giochi di parole, di calembour, di quelli che gli inglesi chiamano puns, che cercava subito, una delle sue pagine preferite nei giornali inglesi era la pagina umoristica, la pagina appunto coi puns. Che però Marx alterasse per la posta e in una posizione così esposta, alla fine della prefazione del Capitale, un verso dantesco, mi è difficile, mi è duro crederlo. A mio avviso questo seguito corso, che non ha riscontro nella commedia, è l'incrocio e la contaminazione di due luoghi del quindicesimo dell'Inferno, del canto di Brunetto Latini. Il maestro Brunetto Latini, e notate anche questa, in questo caso abbiamo una dialettica di maestro allievo, abbiamo una dialettica di guida allievo. Ma il Brunetto Latini viene fa la prima articolata profezia delle future sventure di Dante, ma anche del suo riscatto, del suo glorioso riscatto attraverso l'opera. Gli dice a un certo punto: se tu segui tua stella, se tu segui tua stella, non puoi fallire al glorioso porto. Dante poi dice: prendo nota. Ciò che narrate di mio corso scrivo. A mio avviso Marx ha contaminato nel ricordo questi due luoghi del canto 15. Segui tua stella, ciò che narrate di mio corso scrivo. Li ha fusi, con alchimia di lapsus memoriale, ne è venuto questo segui tuo corso. Il primo vestigio, ripeto, è evidentemente spurio e lascia dirle genti. Se pensiamo alla situazione, però, al contesto dei due luoghi della commedia dantesca, e se pensiamo al significato simbolico per Marx, direi che da un lato canto 4, quello dei tigri, anche se poi si fa riferimento a quello, anche se poi la citazione è dall'inizio del quinto. Da un lato Marx invita a scuotersi da una pigrizia di percezione della realtà, invita a mobilitarsi, secondo la famosa undicesima tesi di Feuerbach, che lui fece anche proprio. Finora i filosofi si sono limitati a interpretare il mondo, adesso si tratta di trasformare. Dall'altro incita se stesso, prima di tutto, e gli altri a non curarsi dei pregiudizi. Vai dritto alla meta. Quei pregiudizi di cui, dell'opinione pubblica, che lui ha citato poc'anzi. E soprattutto direi a saper vivere, come fece lui, difficilmente, la solitudine iniziale della propria scoperta e della propria volontà. E del senso della propria vita. Vediamo il seguente. Bene, abbiamo detto che uno dei temi importanti è quello del desiderio, e mi viene subito alla mente quella che è la frase che il Centro Filippo Buonarroti ha scelto per l'agenda del 2019-2020, che a un caso, ma potrebbe anche non esserlo, appartiene a Dante: noi che abbiamo per patria il mondo come i pesci il mare, è De Vulgari Eloquentia. Sul tema dell'esilio possiamo affrontare almeno tre passi, diciamo. Il primo, in cui Marx, corrispondente del New York Daily Tribune, partendo da una disamina dell'ennesimo sventurato colpo di mano fallito a Milano da parte di Mazzini e Company, potremmo dire, attacca il Times di Londra, che recentemente si fa pregio di denunciare più o meno vigliaccamente i rifugiati politici a Londra. Questo Times comincia a scrivere degli articoli, degli editoriali, anche in fondo al giornale, pesanti. Poi torna indietro, cerca di rimediare. Marx in questo articolo mette in evidenza come purtroppo anche un tedesco, Otto von Wengster, se ho pronunciato bene non lo so, non mi
chiedo bene, fa parte della redazione del Times e comincia, insomma, a mettere in evidenza il legame che c'è tra questo appunto tedesco, la polizia che persegue i tedeschi nella loro patria, e le implicazioni che può avere il giornale. Un altro momento, qui siamo più avanti, siamo nel 72, è quando Marx si trova sempre, diciamo, a doversi difendere da un signore, Charles Bravoloff, che dice di Marx: volevamo far presente che Marx in tempi passati ha fornito informazioni sul governo, quindi far passare Marx come una spia del governo. Una calunnia che Marx, in una lettera aperta al direttore della Easter Post, che aveva ospitato appunto questo dibattito, dice: una calunnia in pari tempo ridicola e infame. Dice: tranquillizzate il signor Bravoloff, non gli sporgerò querela, lo invito però a pubblicare le prove di questo coinvolgimento. Ovviamente la cosa non accadrà. E altro, sempre in quel 1972, è un attacco che, da cui si dovrà difendere l'internazionale da parte di Cochrane alla Camera dei Comuni. Fa un discorso questo deputato al Parlamento in cui sostanzialmente Marx dice, svela la sua consapevole ignoranza dell'oggetto in parole, perché Cochrane cita un guazzabuglio di passi da pubblicazioni prive di significato che sono stati editi da privati individui svizzeri, per le quali l'internazionale, dice Marx, come associazione è tanto poco responsabile quanto il gabinetto britannico lo è per il discorso del signor Cochrane. E prende un pezzettino del discorso, poi non ve la faccio lunga perché sennò. Dice questo Cochrane: la grande maggioranza di coloro che sono entrati nella società in Inghilterra, il loro numero raggiunge i 180.000, la società di riferimento internazionale, non conosceva affatto i principi di cui si prevedeva la realizzazione, che venivano accuratamente tenuti loro nascosti nel momento della loro adesione. E quindi fa appunto, ovviamente, di questa associazione internazionale una sorta appunto di congregazione segreta che truffava i suoi associati. Marx anche lì ci dedica un volantino insieme all'internazionale, e adesso ne vedremo i contenuti che ci interessano, partendo dal tema dell'esilio. Questa prima citazione, l'articolo, questo articolo polemico apparve sul New York Daily Tribune. Marx, lo sapete, è stato per una decina d'anni almeno corrispondente di giornali americani. In verità, quando nel 60 perse questo lavoretto, che era alimentare per Marx, ma voleva dire molto, ecco, per le finanze della famiglia, questo segnò anche un momento di crisi per la famiglia Marx. È rimasto il Times, espressione degli interessi più retrivi, dell'ala più conservatrice, dei torsi inglesi. Marx, in verità, sottolinea, lo potete vedere anche da voi a pagina 558 dell'edizione, che questo attacco, che possiamo dire senz'altro xenofobo, del Times era comunque isolato nella stessa stampa conservatrice. Tuttavia, merita leggerlo adesso a introduzione della citazione dantesca, perché i contenuti, ahimè, ci fanno molto pensare all'oggi. E poi merita anche una piccola chiosa storica che farò. Dice dunque il Times: molti membri del gabinetto credono che il nostro paese sia felice di ospitare un vero serraglio di rifugiati, individui feroci di tutti i paesi, rotti a ogni delitto. Gli scrittori stranieri che denunciano la presenza in Inghilterra dei loro compatrioti proscritti credono forse che l'esistenza di un rifugiato in questo paese sia una sorta invidiabile, si disilludano. Questa infelice classe di esseri vive per la maggior parte in squallida povertà, come se la povertà fosse un difetto morale. Dirà pochi anni dopo Bourget che il povero ha colpa di essere povero, merita di essere povero. Si ciba del sale dello straniero, deve essere stato sicuramente questo passo che ha stimolato la memoria di Marx e che gli abbia richiamato i grandi versi danteschi
del XVII del Paradiso, che poi sono proprio citato. Si ciba del sale dello straniero quando può procurarselo, sballottata come enitorbi di frutti di questa vasta metropoli, la sua punizione e l'esilio nella sua forma più aspra. Su questo ultimo punto il Times ha ragione. Dice, con understatement ben marziale, l'Inghilterra è un paese delizioso per chi ci vive fuori. Nel cielo di Marte Dante incontra il suo avo Cacciavite degli Elisei, che gli predice il futuro esilio da Firenze con queste parole. Stavolta la citazione è corretta e anche appropriata per contesto, molto appropriata per contesto, perché la ripresa, come vi dicevo, è polemica, letteralmente polemica rispetto all'articolo del Times. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere il sale per l'altro scala. Ovviamente c'è qui una dolente matrice autobiografica, permettiamo che sia qui l'uomo Marx che è offeso nella sua vulnerabilità personale, individuale, messo insieme a una accozzaglia, una presunta accozzaglia di malviventi che sarebbero poi questi esuli, colpevoli di essere esuli. C'è da dire una cosa, questa chiosa storica va fatta. Questo colpì purtroppo anche l'immagine dell'italiano all'estero, soprattutto in Francia. Ahimè, purtroppo insieme a molti rifugiati politici ci furono molti malviventi che si accreditavano come tali, che vivevano di espedienti. Tipico in Francia, soprattutto a Parigi, tipica forma di estorsione era quella della raccolta della colletta per gli esuli, per le mamme, per i bambini rimasti in Italia. Ne parla anche Tommaseo Esule nelle sue lettere, e alla radice insomma di certo discredito, ad esempio, del nome italiano in Francia sotto Luigi Filippo. Qui però c'è lo scatto, direi, lo scatto fulminoso dell'uomo Marx. Riprende, come vi dicevo, la citazione del sale. Eh sì, è amaro questo sale. Averlo, meritarselo, guadagnarselo per farsi dire questo. Versi stupendi questi di Dante. Mi appunterei su quello scendere e salire per l'altro scale. Notate quello che in retorica si chiama un ovusterum proterum, una preposterazio. Quello che viene dopo viene messo prima. Perché le scale prima si salgono, poi eventualmente si scende. Qui è come se Dante fulminasse il momento umiliante, mortificante dello scendere le scale del potente, avendo subito un rifiuto o essendo stato addirittura messo alla porta. Questa ferita, per così dire, all'onorabilità della persona la ritroveremo con anche maggior forza e risalto in Erfurt. E poi l'articolo sulla Eastern Post contro Charles Pratt, la lettera. Ora, questo signor Charles Randolph è stato anche un personaggio di un certo rilievo nel panorama politico inglese del periodo, un radicale liberale, un ateo anche molto esibizionista nel suo ateismo, però autore di battaglie civili, una in verità anche importante, quella che ottenne la libertà di non giuramento al voto nel Parlamento inglese. L'oggetto del contendere sarebbe stato in questo caso, come nell'altro che seguirà, la collusione tra l'internazionale socialista e la Comune di Parigi, un presunto complotto uccidio che avrebbe dovuto aver luogo in Inghilterra.
Pralaz, tra l'altro, aveva avuto parole di plauso verso il feroce il ministro dell'interno, il grande repressore, l'autore in fondo neanche proprio segreto della strage dei Versagliesi che mise fine all'esperienza della Comune di Parigi, Jules Favre. La citazione la vedete e fa riferimento ancora questa al diciassettesimo, anche se il riferimento è diretto al diciassettesimo del Paradiso, a uno dei tre grandi canti cacciavidiani. Dante dice proprio all'incipit, signore, Dante dice nel suo poema immortale, se gli aggettivi servono a qualcosa, notate ancora una volta come Marx cinga di ammirazione negli epiteti, sempre la figura di Dante e il suo poema, che uno dei tormenti più crudeli per un esule è la necessità di avere a che fare con gente di ogni genere, con gente di ogni risma. Il riferimento sommerso, ma direi neanche troppo, per un buon conoscitore dell'opera dantesca, appunto al diciassettesimo nel Paradiso, alla compagnia malvagia e scempia di Dante, alla prima compagnia dell'esilio, esattamente fra il 1302 e il 1304, perché noi sappiamo già che ad altezza della battaglia della Lastra Dante aveva abbandonato la causa della Lega Guelfa in esilio, non aveva voluto partecipare cioè al tentativo armato di tornare in città, e per questo era stato visto con estremo sospetto dai suoi vecchi compagni e sospettato di tradimento e di collusione del nemico, così come vedrete capitò anche a Marx. Falsi amici dunque, per l'uno e per l'altro, per Dante e per Marx, falsi compagni nella lotta contro la classe dominante. Nel caso di Dante, ma questo vale anche per Marx, compagnia malvagia e scempia, appuntiamoci su quello scempia. Il bersaglio è la faziosità, è la unilateralità e dunque il vacuo protagonismo di quella schiera. L'assenza di una visione di insieme nella roba. L'appropriarsi cioè del tutto al servizio di una parte. Questa era la ragione dell'abbandono di quella causa che sembrò per Dante meschinamente partigiana. E in fondo è anche la ragione dello sdegno di Marx per molti falsi amici, falsi compagni. Possiamo passare alla citazione seguente, quella contro, sì, che cos'è, la 5, vero? Contro Lord Cochrane. Beh, Lord Cochrane era una personalità conservatrice, anche lui muoveva analogo attacco a Marx per una sua presunta collusione passata poi comunardi per esportare rivoluzione e terrore in Inghilterra. Del fidus Agathes del signor Cochrane, del signor Eastwick, dobbiamo dire, Eastwick un seguace, un famiglio disprezzantemente trattato, con Dante guarda e passa, e anche questa è una citazione stranota per ogni italiano, in particolare di Lorna Guarda e Passa, le sprezzanti parole con le quali Virgilio liquida gli ignavi nel terzo canto dell'Inferno, non meritevoli neanche di citazione, non meritevoli neanche di essere ricordati per nome. Nella vita si sono così l'animi sempre nascosti dietro un albero, non hanno mai parteggiato, non hanno mai dichiarato la loro posizione in una causa che fosse, non hanno mai voluto rischiare il proprio, hanno creduto
di godere di questa rendita di neutralità, sono puniti come le anime peggiori, perché neanche l'inferno li riceve. Il loro contrappasso lo scontano nel vestibolo dell'inferno. Ovviamente il paradiso non li vuole, ma anche l'inferno sarebbe ben bello se li ricevesse. Hanno mancato un difettato della coerenza del male. Sommo sprezzo. Per la seguente invece dobbiamo fare un'introduzione. Bene, ha parlato precedentemente a più riprese. Possiamo dire che le tecniche che Marx aveva sperimentato nei suoi articoli per i giornali americani, inglesi e tedeschi si rivelarono soprattutto utili quando, nel 1859, mentre Marx stava studiando la critica dell'economia politica, perché lui si vide costretto a confutare in maniera questa volta dettagliata gli attacchi che venivano mossi nei paesi di lingua tedesca. Particolarmente velenosi erano gli attacchi e i ribelli scritti contro di lui da parte di Karl Popper. Chi era questo Karl Popper? Uno scienziato accademico che un tempo era stato anche eminente membro di sinistra del Parlamento di Francoforte, ma che poi successivamente si trasformò, o era stato indotto, vedremo, a trasformarsi in portavoce di coloro che vedevano in Napoleone III la speranza d'Europa. Nel 18 Brumaio, Marx confuta sostanzialmente queste speranze e quindi Focht tentò allora di screditarne l'autore denunciandolo come a capo di un'organizzazione segreta sovversiva nuova che ricavava i suoi fondi dal ricatto e dalla denuncia dei suoi esponenti di secondo piano alle autorità di polizia. Marx in particolare era descritto come il capo di una banda di ricattatori che campava compromettendo delle persone in patria, in modo che fossero costrette a pagare con denaro il silenzio di questa banda. Non una, gli era detto testualmente da parte di Focht, ma centinaia di lettere quest'uomo ha mandato in Germania, contenenti l'aperta minaccia che si sarebbe denunciata la partecipazione al tale o al tal altro atto della rivoluzione, se entro una data scadenza non fosse pervenuta una certa somma a un determinato indirizzo. Le accuse furono riprese dai giornali in patria e quando Marx tentò di intraprendere un'azione legale contro i suoi calunniatori, tutti i tribunali prussiani non glielo consentirono. Il tribunale dichiarò che la querela, questa la raccontiamo perché è carina, dichiarò che la querela era da respingere per insussistenza del fatto, poiché le osservazioni ingiuriose non erano state fatte dalla stessa Nationalzeitung, il giornale, ma consistevano esclusivamente in citazioni prese da altre persone. La Corte d'Appello, alla seconda istanza, ripudiò questa bassa idiozia, ma solo per superarla, secondo Franz Melchior, biografo di Marx, con un'idiozia maggiore, affermando che per Marx non era affatto un oltraggio essere descritto come il capo dominatore e regolatore di una banda di ricattatori e falsari, non era un insulto. La Corte Suprema, terza istanza, non riuscì a trovare alcun errore giudiziario in questa splendida interpretazione dei fatti e così Marx con la sua querela fece fiasco in tutte le istanze, ci rimise anche un mucchio di quattrini, già ne aveva pochi, Engels lo sa bene. Allora Marx rimase l'arma ovviamente della confutazione politica. Fu necessaria una vasta attività epistolare che si estese su ben tre continenti. E solo il 17 novembre del 1860, quindi più di un anno, Marx poté condurre a termine il libro, che chiamò semplicemente Herr Focht. È uno scritto oggi che richiederebbe per giunta un ampio commento per essere inteso in tutte le sue allusioni, in tutti i suoi riferimenti. Difficilmente ci si può, anche secondo Mehring, liberare da un senso di disagio quando si è costretti a vedere quest'uomo, Marx, che si difende da assalti calunniosi che non arrivavano, mi dice, a sporcargli la suola delle scarpe. Ma nello stesso tempo il libro offre anche un raro godimento per i buon gustai di cose letterarie. Si può parlare di arguzia shakespeariana, del prototipo di Karl Focht come immortale Sir John Falstaff. Engels addirittura poneva l'Herr Focht persino al di sopra del 18 Brumaio. Diceva che era di stile più semplice
e che semmai di altrettanto effetto, senz'altro il miglior lavoro polemico che Marx avesse mai scritto. A dire il vero, oggi nel Revolte nessuno di noi sostanzialmente si ricorda più o non è venuto a conoscenza. È caduto sempre più in dimenticanza, mentre il 18 Brumaio indubbiamente è l'opera polemica più importante, diciamo, insieme a quella contro Proudhon. Il caso di Focke in fondo non era altro che un episodio relativamente insignificante, che però con cui Marx dovette fare i conti. Ed è un'opera, per chi ha abbastanza gusto e intelligenza per godersi pregi letterari dello scritto, che persino il suo vecchio nemico Rouge lo ha definito una cosa spassosa, oltre a Bakunin un altro avversario politico che ne riconosce il valore letterario in questo caso. Poi ovviamente c'è da dire anche che questa battaglia con Orfocke purtroppo ostacolò a più riprese, anziché favorire, la grande opera della sua vita, quindi proprio il Capitale, nonostante o proprio a causa del costoso dispendio di forza e di tempo che essa inghiottì senza reale guadagno, e procurò a Marx anche gravi avversità nella sua stessa casa. La moglie di Marx, per esempio, che gli era legata con tutta l'anima, fu colpita più duramente di lui da quella che lei stessa in una lettera a Engels definisce una terribile arrabbiatura per l'attacco infame. Esso le costò molte notti insonni e, per quanto lei resistesse con coraggio e trascrivesse per la stampa il lungo manoscritto, pensate, alla fine subì un collasso appena ebbe finito di scrivere l'ultima riga di questo libro. Il medico fu chiamato subito a casa, dichiarò che aveva il vaiolo e le bambine di Marx furono costrette a lasciare subito la casa, quindi aveva delle ripercussioni violente, pericolose, diciamo, per la salute della sua intera famiglia. Marx comunque ha provato nella maniera più decisa e irrefutabile che la propaganda di Focke era tutta impostata sugli slogan di buona parte. Più tardi, la propaganda di Focke, tanto nella sua perfidia che nella sua ignoranza, fu messa alla luce del sole. Infatti, nelle carte delle Tuileries, che furono pubblicate dal governo della difesa nazionale dopo la caduta del secondo impero, cadde buona parte, si trovò negli archivi la ricevuta, pensate un po', dei 40.000 franchi mal guadagnati che nell'agosto del 1859 Focke aveva ricevuto dai fondi segreti del cosiddetto uomo di cielo, quindi era stato prezzolato, corrotto, pagato appunto da Luigi Bonaparte. 40.000 franchi francesi dell'epoca, a cambio anche se calcoli sacrifici e a cambio costante, considerando il costo della vita, corrispondono a 20.000 euro attuali. Ma era la ricevuta di un solo pagamento, è lecito pensare che molti di questi saldi ebbero. Per concludere quest'opera, nel nostro contesto offre una miriade di allusioni, citazioni letterarie, polemiche. Troviamo autori nelle forte come Cicerone, le massime di Virgilio, di Persio, brevi citazioni nell'originale dagli epigrammisti greci, la traduzione della Bibbia di Lutero, per esempio, compare in brevi allusioni, tanta letteratura tedesca, Shakespeare, come sempre una parte di primo piano, Byron, Dickens, e ancora Cervantes, Calderon, Rabelais, Voltaire, Victor Hugo, Balzac, fermatevi. Focke era soltanto uno dei più numerosi. Persio andava proprio cercato, perché nonostante fosse un autore satirico estremamente difficile, estremamente raro alla lettura anche all'epoca, cioè è una lettura peregrina anche per un umanista. Focke era soltanto uno degli innumerevoli portavoce con cui il grottesco ventiloquo, in questo caso buona parte delle Tuileries, faceva sentire la sua voce in lingua straniera. E quindi Dante può sicuramente offrire una lunga serie di spunti per descrivere questa situazione in cui Marx si trovava costretto a difendersi. Ne vedremo diverse di citazioni da Focke, a margine ne abbiamo inserite due articoli in cui Marx invece usa l'inferno per descrivere la situazione del Parlamento inglese, che vuole a tutti i costi perdere o far passare il tempo, e purtroppo un triste fatto di cronaca che riguarda la Londra operaia. Sì,
ci ha detto molto, almeno sul personaggio Fort. Aggiungiamo questo, la satira marziana giocò molto anche sull'immagine personale e fisica di questo Fort. Per signor Ford è evidentemente sarcastico fin dal titolo. Era un tipico accademico trombone ottocentesco, già nel fisico era preceduto da un ventre enorme con un gran senso di sé. È stato anche zoologo di un qualche rilievo, aderì al partito filogenista dell'evoluzione, neutramente, senza inferenze ideologiche, cioè era di quei biologi che pensavano che la razza nera fosse discesa da un'altra specie di scimmie. Dunque, una diramazione che poi fu strumentalizzata da ideologi razzisti di fine secolo e poi naturalmente dal nazismo. Tuttavia, nel suo ambito, uno studioso serio fu semplicemente di quei patrioti, di quegli esuli che dopo il fallimento del 48 non sostennero le difficoltà dell'esilio. Lo accennavo prima. Ci fu chi si fece comprare. Pensate a molti di questi borghesi o gran borghesi agiati che si trovarono piombarono nella miseria dall'oggi all'indomani. Qui abbiamo proprio in quel libro di colloquio con Marx, c'è uno straccio di una relazione di un infiltrato, di un agente di polizia che entrò nella casa di Max a Londra e che non si capacitava di come la moglie di Max, nata baronessa Johanna von Westphalen, accettasse di vivere in quella miseria. Quei due grandi stanzoni, cinque figli, morirono in tre piccoli per denutrizione, una governante, una sola poltrona per gli ospiti, ma diceva la gente di polizia veniva offerta lasciando i giochi dei bambini sopra e dunque bisognava sedersi sulla punta sul loro del sedile. Le calunnie contenute nel livello di cui Fogg risponde erano tanto più evidenti quanto più l'estrema indigenza nelle condizioni di vita della famiglia Marx si davano a leggere anche solo ai servizi di polizia. La battaglia giudiziale in verità nasce un anno prima, e cioè Fucht è attaccato da un volantino anonimo nel 59 che lo denuncia come spia, agente provocatore di Napoleone III. Questo volantino viene ripreso da un giornale, la Allgemeine Zeitung di Augusta, in cui scriveva anche Engels, e insomma Fucht vide in Marx l'ispiratore di questa campagna. Reagì con un livello diffamatorio cui Fucht risponde. È vero quello che dice Bocci, si ha spesso l'impressione, in questa opera, per il resto gustosissima, sicuramente l'opera più, fra quelle di Marx, più infarcita di citazioni letterarie, alcune come vi ho detto anche pellegrine, particolarmente sapide, ma si ha l'impressione a volte davvero che voglia schiacciare una zanzara con le cannonate. Dà l'idea però dello sdegno, della ferita morale per quest'uomo. Engels lo ripeteva alla moglie, ma digli di smetterla, altro a cui pensare. Ci mise un anno per scrivere quest'opera. Un'opera splendidamente demolitoria, ma che poi si può dire esplose e detonò nel silenzio, perché ci fu quella che Marx denunciò, ma so per congiura del silenzio della stampa portoghese, per cui rimasero le calunnie, quelle sì, a quelle soprattutto in Germania
sulla stampa di regime venne data la Staeco, ma quasi si può dire non si ebbe diritto di replica, perché l'opera non ebbe recensione, non ebbe una sola recensione in patria. E poi alla fine, in condizioni di indigenza che vi ho detto, in quell'anno vengono meno. Quelle di Vogte, dalla Schwebelbande, immagino che la Schwebelbande sia stata già chiarita in nota precedentemente, sì, perché Vogte chiamava Marx e i suoi amici Schwebelbande, e cioè Banda sul Furia. Era il nome che una lega goliardica dell'Università di Jena aveva preso alla fine del Settecento. Erano dei goliardi un po' chiassosi, un po' teppisti, che ne facevano di tutti i colori e che i ben pensanti, i filistei, come si diceva in Germania, chiamavano Schwebelbande, cioè banda sul Furia, banda diabolica, ma anche perché facevano degli scherzetti con lo zolfo, esplosioni, eccetera. Banda di teppisti. Allora, noi teppisti, diceva Marx, fino all'ex ministro, il suo cognato, fratellastro ad ogni modo ricordo, perché figlio di Primo Letto, del padre di Genova, viveva una specie di maestro cantore, anche qui c'è un gioco di parole, sì, maestro cantore in tedesco, ma in francese maître chanteur. Vuol dire ricattatore, un maître chanteur è un ricattatore. Per Vogte è pieno di queste sottigliezze che, ripeto, richiederebbero un commento puntuale, di cui Dante dice, ed egli aveva fatto trombetta. La situazione è quella del finale del ventunesimo dell'Inferno, quinta boggia, quella dei barattieri. Dante è stato affidato dal diavolo Malacoda a Barbariccia, capo della scorta, e agli altri diavoli, che lo portino in giro a far vedere com'è la vita nel cerchio, e poi gli indicano, ma gliela indicheranno male, appunto, gli indicano l'uscita per la foggia successiva. I diavoli, agli ordini di Barbariccia, fanno segno al loro capo, questo segnale è un segnale derisorio per chiamare la macchia, e lui risponde come risponde, con questo scoppiettio finale. La citazione è tanto più raffinata perché Marx la pone in fine di capitolo e il verso a sua volta chiude il canto. In fine di canto del ventunesimo in Dante, in fine di capitolo in Marx. E subito dopo, nel capitolo successivo, la ripresa, la lettera di Kehu. E che cosa tira fuori? Ora la nostra natura bella tonda, vedete, insiste sempre sulla pinguedine di Karl Vogte. Cosa tira fuori quella natura bella tonda da quel tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia? Potremmo dire che con tecnica da canzone trovadorica sarebbe quasi una copla finita, cioè l'ultimo verso, il primo verso, l'ultimo verso della strofa precedente, il primo della strofa seguente, uniti da un nesso che qui è un nesso direi di metonimia. Abbiamo il foro di emissione alla fine del capitolo precedente, e qui si risale su per il sacco, per il tubo intestinale. C'è un riferimento sottile, interno, ancora una volta, a dimostrazione della profondità di lettura di Dante. Perché? La citazione viene dal 28esimo dell'Inferno, non la poggia. Il personaggio qui squarciato, diviso in due, è Maometto, punito fra i seminatori di discordia, punito fra i divisori, come Herr Vogte era un analizzatore, un seminatore di discordia e un divisore per Marx del movimento socialista.
vedete una sottilissima luce di terra, non per mettere me in risalto che sono povero in nota, però faccio notare che sono cose che non sono state ancora state notate, dette nel rapporto Dante Marx. Io trovo scandaloso questo. In un secolo e mezzo la sagacia, la finezza di lettura, ma non solo di Marx, su Shakespeare c'è qualcosa in più, ma ci sarebbe molto da dire, non è mica stato detto. Qui avete la posizione finale nel capitolo precedente come nel ventunesimo, avete la ripresa all'inizio e avete una sottile allusione interna al peccato in tutti e due i casi. Infatti anche il peccato di baratteria latamente inteso corruzione di pubblico ufficiale, di questo si tratterebbe. Beh, è un'accusa di corruzione anche quella che è fatta a Marx, ma sicuramente corrotto per quello che ha detto Bocci, venduto, prezzolato, al soldo, nel libro paga di un corrimento, è la carta fuori. E aggiungo però questo, come nel caso di Marx c'è autobiografismo anche in Dante. Dante ride amaro nei canti dei barattieri, i canti cosiddetti lucchesi, perché sono soprattutto i lucchesi, vittima degli strali della condanna di Dante. Ride amaro perché l'accusa per la quale, accusa pretestuosa, strumentale naturalmente, per la quale Dante fu mandato in esilio, è l'accusa di baratteria, di interesse privato in un ufficio pubblico. Possiamo andare avanti. Pensiamo, devo capire anch'io. Siamo ormai nello scatologico, ci siamo inzuppati nello scatologico, ci resteremo per tutto il fondo. Guardate i versi di Dio. Vidi un col capo sì di merda lordo che non parea se era laico o cherco. Qui mi sgridò, perché se tu sei ingordo di riguardare più me che gli altri brutti? Ovviamente per Marx quel col capo si dimetta lordo è il nostro povero Herford. Io non discernevo, era così imbrattato che io non riuscivo a capire se era un laico oppure se era un religioso, evidentemente così imbrattato che non si vedeva la tonsura, non si poteva vedere la tonsura. Un altro lucchese, se c'è qualche lucchese in sala, perdoni Dante, i fiorentini non ne hanno mai fatte mancare, contro tutti gli altri toscani, è il diciottesimo, è la seconda voce, il diciottesimo dell'inferno, la seconda voce. In questo caso si tratta degli adulatori, gli lusingatori, puniti con questo contrappasso di essere inzuppati in materia vile, perché contrappasso sapete sempre che in Dante è o per affinità o per contrasto. Hanno usato la lingua per tutta la loro vita, per rileccare, e adesso si ingozzino di. È Alessio Antelminelli, è il lucchese Alessio Antelminelli. Un'altra citazione in epigrafe, perché vedete, insomma non c'era bisogno di un livello, perché bastavano due o tre di queste citazioni dantesche per asportare, direi, il bersaglio. Nella citazione seguente, puoi scivolare via, il riferimento è alla rinfusa ai peccati di Malevolge, come a dire che a Karl Vogt non gliene manca neppure uno nell'elenco. Secondo girone, dove s'annida ipocrisia, lusinghe, che affattura falsità, i falsati, ladroneccio e simonia, ruffiani, baratti, baratti.
piedi Similotura e il canto undicesimo. Superata la porta di Dite, l'inferno di Dante è diviso in due grandi aree, così possiamo chiamarle, i peccatori per incontinenza, coloro che hanno ceduto agli istinti e coloro che hanno adibito ragione al male, i peccatori per malizia. La distinzione è una distinzione, la categorizzazione è aristotelica e Dante la rispetta. Qui siamo nell'undicesimo canto, quando appena passata la porta di Dite, Virgilio anticipa a Dante la struttura di Male Monge. Quali sono i peccati? I peccati sono citati alla rinfusa in questo caso, per ragioni di verso che di rima, perché non sono nell'ordine gerarchico, non rispettano l'ordine gerarchico. Quello su cui mi appunterei è quel simonia. Ecco, di questo non abbiamo trovato ancora citazione. Ricorderete che Simon Mago, secondo gli Atti degli Apostoli, cerca di comprare da Pietro e da Giovanni il dono spirituale che si trasmette attraverso l'imposizione delle mani. Dunque, il peccato è quello della compravendita dei beni spirituali. Voltaire è anche questo. È anche a suo modo un simoniaco. Ha fatto compravendita di un ideale. Ha fatto compravendita di quella che era stata per lui, anche per lui, una missione spirituale, certo non di natura religiosa. E tuttavia anche in questo caso direi che l'allusione interna, l'affinità di situazione funziona. Abbiamo poi, mi sembra, non è vero, ritorna ancora una volta, come potete vedere. Entra dunque nei dettagli, si dilunga, ingarbuglia, macchia, colora, mischia, manipola, sviluppa, complica, argomenta, inventa, fa del cul trombetta. Le parole di Fort, questo livello è un'immensa flatulenza. Prendiamola così. Come si dice a Firenze? Hai il cervello che puntini puntini, questo che Marx intende per Parlamento inglese. È un'altra citazione qui notevole ancora una volta perché è difettosa. Cogliamo Marx ancora una volta, infelice difetto di memoria. Anche in questo caso è rilevante, però. Sì, il tema qui è quello della guerra di Crimea. Da Marx, aspramente osteggiata, la finta guerra, una falsa guerra che le potenze europee hanno messo insieme con un grande spettacolo per conservare i rapporti di forze e l'equilibrio del terrore in tutta Europa. L'Inghilterra che fa la guerra alla Russia, ma in effetti si accorda con essa sotto banco. Il bersaglio è Lord Palmerston, politico inglese, verso il quale per altri versi però Marx mostrò apprezzamento per l'opera quasi pionieristica di legislazione del primo diritto del lavoro, almeno di alleviamento della condizione di povertà, di miseria e di sofferenza delle masse operaie inglesi. Tra l'altro fu autore di importanti provvedimenti legislativi di Palmerston contro il lavoro minorile. Però in politica estera l'interventismo di Palmerston a difesa del regime di equilibrio del terrore in Europa fu combattuto aspramente da Marx. Qui mette in berlina Marx quella che lui chiama la patologia parlamentare. Questi falsi dibattiti parlamentari che sono decisi nei corridoi. La stanca ripetizione di una liturgia.
di una liturgia democraticistica, non democratica. Il governo persisteva a tacere stoicamente, lasciava i rappresentanti del Marchese di Exeter, al rappresentante di Dorwode, ad analoghi rappresentanti dei pari tre comuni, il compito di sommergere l'onorevole Camera in quel noioso fango di cui Dante nel suo inferno fa la residenza perpetua degli indolenti. C'è qualcosa che non va, fango, indolenti dell'inferno, ma dove? Allora, il tedesco recita l'originale, recita indolente, il che farebbe deporre senz'altro a favore del significato di ignavi. Bene, se sono gli ignavi non c'è fatto nel caso degli ignavi. L'errore può essere stato indotto in Marx dall'allusione al sangue, alle lacrime che colano dal viso degli ignavi, che sono punti da mosconi e vespe, contrappasso, non hanno mai trovato stimoli in vita loro, ce li hanno vivi lì nell'inferno. Questo sangue e queste lacrime, questa zozza mistura cade ai loro piedi e viene bevuta da vermi. Anche questo contrappasso, non hanno mai voluto versare il sangue in vita loro per nobile sangue, adesso lo versano, ma per una causa vile. Allora, diciamo, la situazione può aver, nel ricordo, nella memoria del testo da parte di Marx, fatto pensare a una fanghiglia che si sia formata ai piedi di questi ignavi appunto per questa strozza mistura, ma Dante non ne fa parola. Indolente fa depone a favore del senso di ignavi. Ci sarebbero gli accidiosi dell'ottavo canto. Beh, quelli sono immersi nella palude, che però non è fango, è palude, nella palude stigia. Tuttavia, gli accidiosi di Dante sono i racconti cosiddetti amari, quelli che hanno represso in sé la collera, l'ira, che si sono consumati dentro. Dunque, non torna. Diciamo che anche in questo caso la citazione è una citazione alterata, almeno nella situazione. Quello che ci dice però, che ci dice molto, è dell'immaginario marziano, è quello della fanghiglia parlamentare, fanghiglia in cui si arenano questi falsi dibattiti, che sono come degli spettacoli messi su per gli spettatori sulla tribuna. Tutto tanto si decide fuori. Palmerston ha deciso fuori. Passiamo, adesso sei tu che devi dire qualche paroletta. Ce n'è ancora meno. Questo è Dante giornalista. Ora io prenderò in esame soltanto, passa direttamente alla 11b, soltanto il passo in cui Dante è citato indirettamente. Ci sarebbe da fare tutto un discorso sul Dante giornalista. Qui, in questo finale di articolo, splendido descrittore, splendido nudo disadorno descrittore di un interno di cottage inglese in una famiglia operaia. Il padre infermo, il vecchio infermo, le figlie hanno perso di lavoro. Si muore letteralmente di fame in quella casa. Una ragazza morirà di fame. Nella pagina che non vedete, vi darò lo stimolo per leggervelo. Questo vi dico subito, ve l'ha detto Bocci, questo è uno di quegli articoli che sono attualmente in italiano, ma potreste leggere perché degli editori riuniti non arrivarono nella loro intrapresa editoriale a coprire, lo sapete, tutta l'ampiezza dell'opera marziana, la sta traducendo Lotta Comunista, e io ho potuto per voi avere accesso a questa traduzione che è in bozze. Nella pagina finale
Marx si spinge oltre, oltre i funerali di questa ragazza, immagina l'indagine da parte del coroner sulle cause di morte e immagina la rapida archiviazione. Tutto ritorna nell'ordine e il mare si richiude sopra questa famiglia e sulle sue sofferenze. Guardate la citazione. La tragedia del ponte Ugolino e dei suoi figli si è ripetuta senza cannibalismo, sì, perché nessuno ha mangiato l'altro. Sono morti, sono rimasti morti in casa, ma nessuno ha mangiato l'altro, nel cottage di Pound. Beh, intanto notiamo una cosa. Marx poteva citare un episodio dell'Inferno Dantesco, il 33esimo, ed essere compreso dai suoi lettori, insomma, di cultura media, è un articolo apparso su Die Presse in Germania, ed essere compreso senza bisogno di citazione e senza bisogno di riferimento dell'autore, per dirvi cosa era, cosa rappresentava Dante anche per un lettore straniero nell'Europa dell'Ottocento, della metà dell'Ottocento. L'episodio, lo sapete, quello della tecnofagia, cioè del divoramento dei figli, così l'immagine, anche se il verso è ambiguo, poscia più che la pietà poté il digiuno, della tecnofagia. Dolore. Come? Dolore. Più che il dolore è digiuno. Sì, ha ragione. Cosa ho detto? Ho detto la pietà. Bravo. E vedi che avevo bisogno di anche della correzione anche per tanto, mica solo su Marx. Nel Lucchese. Allora si è invitato, allora se l'è segnato, lo sai che ha tornato Colombo appena sbarcato in America? Un lucchese che viveva stati in Anglia, questa non la sapeva. Beh, in effetti il verso è disputatissimo all'interpretazione. Tuttavia, oggi si prevede in effetti alla tecnofagia, e così veniva ripresa nell'Ottocento, soprattutto dopo il Romanticismo. Era naturalmente la interpretazione più pittoresca, la interpretazione più infernale. Il riferimento allora dà luogo ancora una volta a riflettere su quello che era l'immaginario infernale della società per lo sfruttamento, ma ripeto anche alla buona conoscenza del testo dantesco da parte di un lettore borghese medio della stampa tedesca dell'epoca. Bene, dato che il tempo ci è tirando, mi interrò solo semplicemente 30-40 secondi per introdurre quest'ultimo pezzo. Noi siamo partiti dalle porte dell'inferno, lo abbiamo attraversato in tutta la sua spettacolare anche dimensione, arriviamo adesso in paradiso. E questo canto del paradiso è utilizzato nel capitale, nel capitolo terzo della Verità, dal titolo Il denaro, ossia la circolazione delle merci. Il denaro è una merce come tutte le altre, ci spiega Marx, il cui valore d'uso, il suo fine, il suo scopo, è l'essere la merce particolare che rende merci, prodotti differenti qualitativamente fra di loro, commensurabili, equiparabili e quindi scambiabili. Se non ci fosse il denaro come merce particolare, le merci non riuscirebbero a comunicare fra di loro. Però il denaro di per sé non misura niente di particolare se non il valore, cioè la quantità di ore medie sociali necessarie che sono incorporate in una merce. Quindi in realtà non ci sarebbe bisogno del denaro per equiparare merci, basterebbe contare il valore. Quindi io potrei essere un possessore di un pezzo dal computer, andare di fronte a una gioielleria, a una macelleria e dire: guardi, io ho un computer che dentro di sé ha un tot di ore di valore, di ore lavorate, quindi vale 100. Le sue carni possono valere 50, me ne dia una quota, e a quel punto il macellaio mi direbbe: benissimo, caro Bosci, capisco benissimo tutte queste tue asserzioni sul valore, ma ce l'hai la moneta?
ce l'hai quella merce particolare che mi interessa a me, che mi serve per scambiare la mia carne con le altre merci di cui ho bisogno? Ecco, per spiegare questo brano è chiarissimo il riferimento che Marx fa a Dante, il passo del paradiso. Per certi versi la citazione più notevole tra quelle marziane, pure avete visto che ce ne sono davvero di stimolanti, perché di un luogo in verità negletto della commedia dantesca, questa è una citazione che bisogna proprio andarsela a cercare, in un canto ritenuto ancora dentro il Novecento un canto senza poesia. Mi riferisco anche al giudizio di critici di ispirazione marxista, mettiamo Sapienio stesso, il 24esimo del Paradiso, un canto dottrinale, un canto che sprezzantemente Croce avrebbe detto di mera struttura. È composto da un si snoda attraverso un esamino quasi universitario, parla di Baccelliere, non per niente Dante nel testo, di Pietro a Dante sul tema della fede. Ora, quello che ha detto Bocci però merita una guarnizione intorno alla, ecco, questa immaginario infernale legato alla fantasmagoria della merce da parte di Marx nel Capitale, perché i due temi sono connessi. Marx giovane è stato appassionato lettore di gothic novels, di racconti, di romanzi dell'orrore. Lesse per tempo il Frankenstein di Mary Shelley, lesse il Vampiro di Polidori, lesse l'antologia di novelle gotiche tedesche tradotte in francese, fantasmagoriana. E c'è un notevole studioso di Marx, un volume insomma generalmente poco vedo frequentato, bazzicato dalla critica marziana, eppure notevole, Massimiliano Tomba, Tracce di tempo, Dante, materialista storico, Iacabuc, deve essere del 2010-2011, che richiama ad esempio lessicalmente il tema della fantasmagoria a questa fantasmagoriana delle letture gotiche marziane della giovinezza. L'immaginario, cioè gotico, si fonde in questo senso con l'immaginario dantesco e la merce diventa un bene spettrale, un feticcio marzianamente. Il valore d'uso si perde, l'oggetto non più, perché ne ho bisogno, perché completa la mia dimensione, perché entro in rapporto dialettico con esso, ma l'oggetto in quanto immagine di stile di vita, la merce perché rappresenta la sua comprabilità, rappresenta quel potenziale di valore di scambio che io su essa posso investire. Insomma, il valore di uso è completamente vampirizzato dal valore di scambio. Spettralità, dunque, della merce, dice Marx nel Capitale, Zauber und Spuk. Sortilegio, un incantesimo e spettro e fantasma. Il passo non è semplicissimo. Finora direi è stato eluso dall'interpretazione proprio per la sua difficoltà, ma anche per i nessi sottili fra la spiegazione che poi Bocci ha parafrasato, prima, e i versi danteschi. Io la leggo e penso che poi con questa dovremo, ahimè, chiudere. Se il possessore del ferro, per esempio, si presentasse al possessore di una merce mondana e lo richiamasse al prezzo del ferro che è forma di denaro, e dice io una certa quantità di ferro, oggi ho fatto l'esempio del computer, la porto come moneta di scambio.
come ha detto oggi, la risposta del commerciante non è soddisfacente, non andrà nel senso del cliente, del compratore. Che fa il denaro? Il mondano gli risponderebbe come San Pietro risponde in paradiso a Dante che gli aveva recitato la formula del credo. Dante, nella decina di terzine precedenti alla risposta al giudizio di Pietro, aveva snocciolato gli elementi della natura, componenti la natura della fede. Da bravo studente, macelliere, che sostiene il suo esame di aver snocciolato, San Pietro gli dice: tutto bene, in teoria ci siamo, è così, ma c'è la fede? Esattamente, come colui che porta tutta sta mola di ferro, d'accordo, in teoria è un equivalente di valore, ma non è il valore. Assai bene il passo, e tra l'altro non facilissimo per uno straniero, lo ha ben inteso Max, ma non facilissima la comprensione, soprattutto per via di quel trascorso, che potrebbe essere facilmente equivocato. Qui trascorrere non è il trascorrere del tempo, è il transcurso latino, passare in rassegna, trattare. Assai bene trascorsa di questa moneta già la lega al peso. Di questa moneta, che è la fede, metafora già viva presso i dottorini, metafora in verità già in Gregorio. Bene, di questa moneta della fede tu hai ben passato in rassegna sia la lega sia il peso. Naturalmente è il peso regolamentare e la lega che deve comporla. La metafora della moneta percorre quasi ossessivamente tutta la commedia. La moneta è la grande lega, soprattutto il fiorino. Allo stesso tempo la falsificazione è aborrita da Dante in termini morali e molto spesso è esemplificata attraverso la falsificazione della moneta. Lì, suo malgrado, in fondo, Dante è fiorentino e fiorentino guelfo. Fiorino era il dollaro dell'Europa del tempo, di cui i fiorentini era la misura. Tolomeo da Lucca, che fu al capitolo di Santa Maria Novella agli inizi del 300 e nell'anno in cui Dante fu priore, dette questa definizione della moneta: mensura rerum, misura delle cose. Dunque, in fondo, nell'immaginario dantesco, il fiorino è sempre il fiorino, come quando chiesero a Ford quanto vale un dollaro. Un dollaro vale un dollaro, è la misura di se stessa. Un dollaro, un dollaro. Destamente c'è la lega. Ma dimmi tu, ora dimmi se ce l'hai nella borsa. Va più la pratica che la grammatica. La seconda parte del canto sarà una professione di fede, prima argomentata, adesso invece provata. E San Pietro si dirà soddisfatto. Con questo temo che dobbiamo chiudere. Grazie. Thank you.